Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo entrati ufficialmente nel mese di febbraio e quindi, come al solito, io volevo vedere insieme a voi alcuni dei libri che possiamo trovare in libreria in questo mese. Devo dire che non ne ho trovato tantissimi questa volta e quelli che ho trovato non mi hanno entusiasmato così tanto, però siccome comunque ancora non li ho letti, non è possibile ancora farsi un'idea, ho pensato comunque di illustrarveli e poi leggendoli sapremo se effettivamente sono belli oppure no. Il primo si intitola L'uomo nell'ombra. Questo è particolare perché la protagonista, Emily Baxter, è una detective di Scotland Yard e sta indagando su una serie di omicidi molto particolari perché praticamente insieme alla vittima muore anche l'assassino, quindi è una coppia omicidio-suicidio e succede sempre così. Questo succede anche a New York, quindi lei si troverà ad indagare su un caso che la porta anche oltreoceano. E scoprirà che questi omicidi in comune hanno solo una cosa, il suo nome, Emily Baxter, e quindi dovrà cercare di risolvere il mistero e cercare di capire perché è coinvolto il suo nome in questi omicidi un po' particolari, perché hanno appunto l'omicidio e poi il suicidio dell'assassino. E questo vedremo come sarà. Il prossimo libro si intitola Appartamento 401 ed è un libro che fa parte della letteratura giapponese. Sono cinque ragazzi che condividono lo stesso appartamento. Apparentemente hanno una vita tranquilla, senza conflitti, quindi diciamo che le loro giornate scorrono abbastanza monotone e banali. Ma loro hanno delle difficoltà al di fuori dell'appartamento perché sono in difficoltà quando devono relazionarsi con gli altri, hanno un sacco di dubbi su quello che devono fare, su quello che è meglio fare, quindi hanno un po' di problemi, diciamo, introspettivi e personali e per di più in questo quartiere si stanno verificando delle aggressioni apparentemente senza motivo sulle quali sta indagando la polizia, però loro sembrano non esserne neanche troppo preoccupati, neanche troppo spaventati perché sono alle prese con delle riflessioni interiori che stanno cercando in qualche modo di portarli a capire se la loro vita è all'interno dell'appartamento o al di fuori dell'appartamento. Questo sicuramente è un libro particolare, io lo definirei quasi un po' strano perché descritto così mi sembra un cammino introspettivo all'interno della vita e della personalità di questi cinque ragazzi, però diciamo che dalla descrizione che viene fatta non so se lo leggerò perché non è uno di quei libri che mi attira troppo quando sono troppo introspettivi, però insomma vedremo. Il prossimo libro si intitola La gabbia dorata ed è il primo romanzo di una serie di libri noir. Quindi ci sarà in questo primo libro, diciamo, l'esordio, quindi la storia di questa protagonista che è una donna, che ha un marito ricco, un uomo d'affari, ha una bella casa a Stoccolma, ha una figlia. Un giorno rientra a casa e il mondo le crolla addosso perché lei trova il marito a letto con un'altra. Quindi ovviamente nella disperazione non sa bene come reagire, ma questo sarà, diciamo, il punto di partenza per il marito per chiedere il divorzio e lasciarla. Quindi lei, oltre ad aver scoperto di essere stata tradita, viene anche lasciata. Il marito la lascia anche senza soldi e se ne va. Quindi lei è praticamente depressa, è molto, come dire, spaesata perché non sa adesso cosa ne sarà di lei, però a un certo punto questa depressione si trasformerà in rabbia, quindi questa rabbia sarà un sentimento dominante che la porterà ad architettare un piano diabolico e ben preciso. Io credo che questo libro, essendo il primo di una serie, finisca probabilmente con questa donna che comincia a pensare di architettare questo piano. Ovviamente non lo so perché non l'ho ancora letto, però così diciamo che da quello che ho potuto capire, poi nei libri successivi ci sarà la messa in atto di questo piano diabolico. Almeno questa è una mia opinione, ovviamente, non lo so, però mi sembra di aver capito più o meno che sarà strutturato così. Questo forse mi può interessare un po' di più, però chissà, vedremo. Poi andiamo avanti col prossimo libro che si intitola Morto che cammina. Qui i protagonisti sono una serie di personaggi che hanno il passato oscuro, chi per un motivo, chi per un altro, e cominciano a entrare nel mondo del traffico di organi.
Però succederanno una serie di cose, una serie di imprevisti, loro saranno comunque sempre alle prese con il loro passato che li richiama all'ordine in qualche modo e di tutti questi protagonisti ce n'è uno che non arriverà alla fine del libro, però il lettore non saprà mai fino alla fine chi è quello che rischia di non arrivare alla fine, quindi diciamo che saremo portati a chiederci chi è il morto che cammina. Il prossimo libro si intitola La prigione della monaca senza volto ed è un romanzo un pochino più storico perché incontreremo dei personaggi storici che sono realmente esistiti. È ambientato nel 1625 ed è l'indagine sul rapimento di una suora che porterà il protagonista ad imbattersi con due enigmi: il cadavere pietrificato di una religiosa e poi una monaca murata in una cripta, murata viva per aver commesso dei crimini innominabili. Questa suora si chiama Suor Virginia ed è quella che è conosciuta come la monaca di Monza. Quindi il protagonista avrà a che fare con la monaca di Monza, che sembra poterlo aiutare a svelare qualcuno di questi misteri, ma sembra anche riuscire ad esercitare un fascino su di lui abbastanza pericoloso. E quindi, diciamo, questo detective dovrà affrontare, questa cosa, questa realtà dell'ascendente che comunque la suora sta esercitando su di lui e nel frattempo anche risolvere gli enigmi. Questi sono i libri di questo mese. Come vi ho detto all'inizio, non sono così entusiasta di questi titoli. Fatemi sapere voi nei commenti se c'è qualcosa che vi attira. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.